Grazie direttore. Io adesso vorrei dare, prima di fare una pausa, vorrei dare la parola al dottor Ioannis Sarmas, che è membro della Corte dei Conti europea. Una delle priorità del rapporto di iniziativa del Parlamento europeo che sto predisponendo riguarda proprio l'individuazione delle contromisure utili per evitare che il crimine organizzato possa appropriarsi di fondi pubblici. Personalmente in Sicilia ho appena finito di condurre una piccola inchiesta sull'utilizzo dei fondi europei e entro maggio depositerò questo dossier, questa piccola inchiesta, ed è veramente incredibile come la mafia, il crimine organizzato abbia messo le mani su gran parte dei fondi europei destinati per esempio a una regione come la Sicilia, che era obiettivo 1, e la cosa incredibile è che le mafie hanno capito benissimo dov'è il problema, e cioè il problema è nei controlli, perché i controlli costano tanto e perché comunque è sempre più difficile, soprattutto da parte delle varie sezioni delle Corte dei Conti e della Corte dei Conti europea, cercare di attuare dei controlli molto serrati, molto rigidi. Parlando con la presidentessa della Corte dei Conti europea, della Corte dei Conti siciliana, metteva proprio in evidenza questa difficoltà nel fare questi controlli, perché purtroppo costano veramente tanto. Numerose testimonianze, sia giudiziarie che investigative, hanno messo in evidenza un problema fondamentale, e cioè che sempre più un numero sempre più alto di fondi europei vengono appunto intercettati e distratti dal crimine organizzato. Questo ovviamente incide non soltanto sullo sviluppo sociale e sullo sviluppo economico, ma è anche un'incisività notevole, palese, sul livello di vita e sulla possibilità di crescita di quei territori nel momento in cui i fondi europei vengono distratti a favore del crimine organizzato. Io vorrei chiedere al dottor Sarmas, in quanto organo appunto che è legittimato, titolato a verificare la corretta esecuzione del bilancio dell'Unione Europea, una sua esperienza a questo proposito, il suo punto di vista a questo proposito, e visto il carattere propositivo di questo hearing, chiedo a lei, dottore, di mettere in evidenza le criticità esistenti con riferimento sia alla fase di controllo dell'utilizzo dei fondi, proponendo eventuali interventi legislativi, cioè visto che c'è un problema proprio dal punto di vista del controllo, come è possibile attuare, come è possibile intervenire, e anche eventuali interventi regolamentari e interventi operativi che consentirebbero di agire in maniera molto più efficace, molto più snella e soprattutto in maniera molto più incisiva. Thank you very much. Thank you for the invitation. Sì, grazie per l'invito. Cercherò di risponderle. Innanzitutto cercando di convigliare il messaggio principale della Corte dei Conti. Beh, la nostra impostazione è la seguente. È chiaramente importante avere dei meccanismi di repressione. E quindi non contestiamo assolutamente l'efficacia di questi metodi, però per noi quello che veramente conta è la prevenzione, e la prevenzione vuol dire avere dei sistemi di controllo interni efficaci, e secondo lo standard internazionale audit, per poter prevenire le frodi chiaramente c'è bisogno di una gestione adeguata di tutte le questioni chiaramente inerenti a questo aspetto, e quindi per la Corte dei Conti è importante chiaramente avere dei sistemi di controllo efficaci. E ciò vuol dire cosa? Beh, ciò vuol dire che questi stessi sistemi dovrebbero poter tenere sotto controllo i potenziali rischi, e forse l'aspetto più importante di questi rischi appunto sono i rischi di frode o di corruzione. Quindi sono questi gli aspetti che dovrebbero essere monitorati, e quindi io cercherò adesso in qualche minuto di spiegarvi quelle che sono
le responsabilità della Corte dei Conti a questo riguardo, perché ci potrebbe essere un malinteso se si fa un confronto tra la Corte dei Conti nazionale con la chiaramente Corte dei Conti europea. Chiaramente ci sono delle discrepanze, perché non abbiamo le stesse competenze, non abbiamo le stesse responsabilità degli enti nazionali, e quindi è necessario fare un chiarimento. Innanzitutto la Corte dei Conti europea chiaramente fa una valutazione dei beni dell'UE e del budget dell'UE, e quindi fa un monitoraggio appunto dell'UE a 27. Poi, secondo chiarimento, noi chiaramente controlliamo soltanto le istituzioni europee, soprattutto la Commissione, e non gli Stati membri, anche se gli Stati membri e nell'85% dei casi devo dire che gli Stati membri appunto si occupano e gestiscono il budget europeo, noi non possiamo considerare appunto chiaramente gli Stati membri diversamente. Noi chiaramente abbiamo a che fare con la Commissione soprattutto. Poi, terzo chiarimento, noi chiaramente cerchiamo di fornire tre cose: delle opinioni, dei pareri, e quindi cerchiamo di partecipare al processo legislativo, e quindi cerchiamo di dare delle opinioni su normative. E poi, seconda questione, chiaramente noi cerchiamo di dare delle assicurazioni per quanto riguarda le dichiarazioni finanziarie delle istituzioni europee, delle agenzie europee in generale, e del Fondo Europeo per lo Sviluppo. E poi, terza questione, noi abbiamo una relazione cosiddetta value for money, quindi non abbiamo poteri giudiziari e non abbiamo un potere diretto per appunto quanto riguarda il budget europeo nel suo insieme. Per quanto riguarda invece il nostro ruolo, per quanto riguarda la lotta contro la criminalità e soprattutto per quanto riguarda la lotta contro le transazioni illegali, noi non abbiamo un ruolo diretto in questo senso, però devo dire che abbiamo un ruolo indiretto molto importante, e ci sono due aspetti in questa questione. Innanzitutto noi cerchiamo di scoraggiare e quindi tutti coloro che vogliono chiaramente commettere un crimine che chiaramente va contro queste normative. Poi chiaramente noi incoraggiamo tutti i manager dei fondi europei, cercando di fornir loro delle dritte per rafforzare i controlli interni, i sistemi di controllo interni, quindi per chiaramente tutto ciò potrebbe avere un impatto sul budget europeo, e questo tramite appunto corruzione, tramite frodi di vario tipo, e questo chiaramente con l'obiettivo di ottenere un vantaggio illegale da questi budget appunto dell'UE. E quando parlo di frodi e di corruzione intendo atti criminali che hanno un impatto diretto sia sui conti dell'UE, oppure le cosiddette transazioni appunto illegali. E quindi parlo di appunto contratti, di stipendi e di fondi di vario tipo. Quindi ci sono frodi e di questo tipo che possono chiaramente provocare tutta una serie di irregolarità nei conti stessi dell'UE, e questo chiaramente crea dei problemi diretti insomma all'UE. E quindi qual è il ruolo della Corte dei Conti per quanto riguarda la lotta contro le frodi e la corruzione? Chiaramente noi non facciamo delle indagini con l'intenzione di trovare chi corrompe o chi
è responsabile di frodi. La nostra responsabilità è di controllare gli aspetti finanziari, quindi le transazioni, quindi contratti, stipendi e i sussidi. E facendo ciò, chiaramente a volte riscontriamo delle manovre irregolari, illegali, e queste manovre illegali spesso appunto nascondono delle frodi, e devo dire che raramente ciò accade, abbiamo più o meno 50 casi all'anno che appunto mandiamo direttamente all'Olaf, l'ufficio antifrode, ma ecco, però devo dire che il nostro lavoro ha un impatto importante, perché i criminali sanno che noi dobbiamo controllare più o meno 2000 transazioni all'anno, e facendo un controllo di questo tipo potremo in effetti trovare casi di corruzione o di frode, appunto. Però, come ho detto all'inizio del mio intervento, questo non è quello che veramente consideriamo il nostro obiettivo principale per quanto riguarda la lotta contro la criminalità. Il nostro obiettivo principale, il nostro input, diciamo, più importante, è appunto qualcosa che abbiamo già appunto evidenziato 5 anni fa, appunto. Abbiamo una politica ben chiara, noi chiediamo ai responsabili di rafforzare i sistemi di controllo interno, e quindi rafforzare appunto i controlli. Cosa vuol dire? Beh, ciò vuol dire che le persone competenti devono sentirsi personalmente responsabili nella lotta contro la frode e la corruzione, e quindi devono istituire dei meccanismi concreti, adeguati, efficaci per evitare o quantomeno per mitigare i rischi. Quindi, se posso appunto convogliare un messaggio qui in questa sede, un messaggio che magari potrebbe essere diverso da insomma quello che stavo detto fino adesso, è che per la Corte dei Conti la prevenzione è molto importante, e la prevenzione è anche nelle mani di coloro che gestiscono questi fondi, quindi c'è bisogno di prendere delle misure efficaci per appunto contenere i rischi legati alla criminalità. Grazie. Dottore, lei poco fa ha fatto riferimento ad alcuni limiti. Io desideravo sapere intanto come la Corte dei Conti europei individua casi di riciclaggio di denaro collegati a operazioni che riguardano fondi europei, e in merito a quelle stesse competenze e ai limiti di cui lei poco fa parlava, vorrei capire in quale maniera i limiti in base sulle competenze possono agevolare il crimine organizzato. Poi, per quanto mi riguarda, dico una mia opinione, io ritengo che sia assolutamente preoccupante che la Corte dei Conti europea non abbia alcuna competenza sul fondo di investimento finanziato attraverso il Fondo di Sviluppo Europeo amministrato dalla Banca Europea degli Investimenti. Purtroppo queste operazioni nei paesi africani, nei paesi caraibici e del Pacifico sono aumentate negli ultimi 10 anni circa del 40%, e la maggior parte di queste si svolge attraverso intermediari finanziari. D'altra parte, sia il controllo della BEI che delle altre istituzioni europee è molto limitato, lei poco fa lo ha fatto presente, ed è anche testimoniato da alcuni recenti casi di corruzione che sono saltati purtroppo agli onori della stampa internazionale. Ora, visto che queste operazioni sono purtroppo in continua crescita e vista anche la prossima riorganizzazione del servizio di azione esterna e dei suoi strumenti finanziari, io vorrei sapere in quale maniera la Corte dei Conti, e soprattutto con quali strumenti, la Corte dei Conti europea ritiene insomma di poter garantire che questi fondi europei destinati a paesi terzi non vengano distratti appunto dal crimine organizzato. Sì, grazie per la domanda. Allora, cercherò di darvi degli esempi concreti.
chiaramente cercherò di essere breve allo stesso tempo. Per quanto riguarda le frodi, abbiamo appunto degli esempi. Per esempio, se per esempio una foresta viene dichiarata come un patrimonio culturale, beh, la corruzione, ecco, potrebbe ritrovarsi in un contratto firmato sotto condizioni strane, non chiare quantomeno. Per invece il riciclaggio di denaro, io direi l'unica competenza che ci spetta in questo senso sarebbe fare un audit. Però, ripeto, noi non abbiamo competenze investigative, non abbiamo appunto la possibilità di portare avanti delle inchieste, soprattutto per quanto riguarda il riciclaggio di denaro. E questo è appunto un altro aspetto. Però, ripeto, il riciclaggio di denaro sporco dovrebbe essere considerato come frode o corruzione? Anche questo è un aspetto interessante. Poi, per quanto riguarda il fondo investimenti europeo, o quantomeno, io vorrei dire in modo molto chiaro e diretto che i politici europei hanno deciso che le questioni relative agli investimenti e quindi relativi alla BEI dovranno essere gestiti appunto non direttamente dalla Corte dei Conti, ma anche con chiaramente la collaborazione del Parlamento.